Montevarchi, colpita da infarto, salvata dal defibrillatore. Le hanno prestato soccorso un medico ed una infermiera che si trovavano per puro caso dentro al centro commerciale di Montevarchi. La sessantenne adesso in gravi condizioni. Maxi sequestro di sigarette e gasolio di contrabbando in Autostrada del Sole da parte della Polstrada. Sequestrate 7.000 bionde. Lavori pubblici per 400.000 euro a Cavriglia. La regione contribuisce con circa 47.000 euro. Obiettivo: il recupero e l'implementazione degli impianti sportivi. E proseguono in area Podere Ruota a Terranuova Bracciolini gli interventi su viabilità ed opere accessorie. Ne beneficerà tutta la popolazione di Santa Maria. Da Arezzo, giornata antitruffa nei confronti degli anziani toscani. Il 23 novembre, in un incontro pubblico, la Polizia di Stato spiegherà come difendersi dalle truffe. E sempre da Arezzo, la Camera di Commercio ospita un corso per formare i conciliatori, una figura emergente nel panorama imprenditoriale italiano. Obiettivo: evitare le lunghe cause in tribunale. Ed infine da Cavriglia. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, iniziativa a Cavriglia, giovedì 23 novembre. L'assessore Patti spiega i momenti dell'evento valdarnese.